Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fino alle radici, Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, se abbiamo ascoltato il Vangelo con attenzione, inizia: Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver guardato ogni cosa attorno, il Tempio era il centro culturale e spirituale dei giudei, era il centro religioso, spirituale, erano orgogliosi di questo Tempio. Tutti i giudei erano orgogliosi del Tempio. Soltanto Evangelista Marco descrive questo modo di guardare di Gesù, guardare il Tempio nel silenzio. Gesù guarda questo Tempio, queste pietre, e non dice nulla. Che cosa significa questo sguardo di Gesù sul luogo sacro di Israele? Da parte di colui che ha attraversato questo Tempio con tanta tenerezza, tanti sentimenti, ma anche la rabbia che si trovavano dentro il Tempio. Questo sguardo di Gesù è un'ammonizione silenziosa. Il giudizio di Dio su quel luogo,
sul quale non è possibile trovare le opere buone, e molto presto sparirà. E questo fico seccato, Gesù ha maledetto il fico. Questo è un gesto simbolico di Gesù, un gesto profetico che fa comprendere la distruzione del Tempio, perché non è quello che dovrebbe essere. Non è luogo di preghiera per tutti i popoli, ma è diventato un covo di ladri. Evangelista Marco, come ho già detto, parla come del fatto che Gesù ha maledetto il fico. Questo è un segno profetico, ha un significato simbolico. Questo è un atto un po' confondente, che ha sempre come obiettivo risvegliare la curiosità nei fedeli, affinché diventino aperti per scoprire ciò che è nascosto, misterioso. Che cosa Gesù voleva, infatti, con questo gesto profetico? Il fico senza i frutti è il simbolo del Tempio, dal quale Gesù ha cacciato via i commercianti, e il destino che è sulla città, sulla amata Gerusalemme di Gesù, e il destino che è sul Tempio, l'espressione simbolica trova nel fico, fico seccato dalla radice. Fratelli e sorelle, la parola di Dio non è limitata né con lo spazio né con il tempo. Anche se è avvenuta e scritta 2000 anni fa, questo gesto di Gesù, questa parola di Gesù, oggi si rivolge a me e a te, si riferisce a me e a te. Questa parola è rivolta a tutti noi. La parola di Dio è viva e operante. Parla. Parola di Dio ha la forza. Gesù ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Questo risuono della parola di Dio e degli eventi di Dio ascoltiamo oggi in modo particolare in questo luogo, in tutti questi anni passati della presenza della Madonna, cioè della presenza di Dio tramite la Madonna che è piena di grazia. Oggi ascoltiamo il risuono della parola di Dio attraverso la voce della Madre, rivolto anche a noi, perché anche noi siamo nel pericolo diventare come questo fico che non porta frutto. Anche noi siamo nel pericolo diventare secchi dalla radice. La Madonna ci ha parlato qui, ci ha detto qui: cari figli, nel nome di Dio io vi ho dato i messaggi, ma non mi avete ascoltato. Desidero guidarvi e voi non ascoltate i miei messaggi. Per anni vi chiamo alla vita spirituale profonda, alla semplicità, e voi siete così freddi. Perciò, figlioli, vi prego, accettate con la serietà i messaggi e viveteli, affinché la vostra anima non sia triste quando io non sarò più con voi. Fratelli e sorelle, quando noi perdiamo qualcosa, diventiamo coscienti del valore che abbiamo avuto. Così succede anche con la nostra salute. Appena perdiamo la salute, sappiamo apprezzarla. Così sapremo apprezzare la presenza della Madonna, la grazia, la tenerezza, le grazie che Dio ci dona in tutti questi anni. Poi la Madonna continua e dice: ci sono tante persone che non vogliono accettare i miei messaggi, accettare con serietà quello che dico. Quando vi dicevo: convertitevi, pregate, digiunate, riconciliatevi, avete preso in modo superficiale tutte queste parole.
anche se la Madonna ha detto queste parole tanti anni fa, sono attuali tuttora, perché la parola di Dio non può invecchiare. Dio è sempre giovane, in eterno. Dio è sempre attuale, in eterno attuale. Anche noi, fratelli e sorelle, come ho già detto, possiamo non portare frutti. Gesù, con questo gesto di maledire il fico, parla praticamente della mancanza di frutto nella religione ebraica, religione che si è seccata, ma Dio, che ha compiuto alleanza con il suo popolo più volte, questa alleanza vale ancora, ma la loro fede è diventata formale, fredda, senza frutti. Anche noi possiamo entrare nella fede che assomiglia a un albero secco. Se noi crediamo che abbiamo fatto i conti con Dio soltanto perché abbiamo fatto i sacramenti, se pensiamo che siamo con Dio, abbiamo fatto i conti soltanto perché andiamo in pellegrinaggio, se facciamo celebrare la Santa Messa senza un dono interiore del cuore, della vita, allora la nostra fede sarà tanto formale. Le cose più sacre, più sante, possiamo trasformare in qualcosa di comune, semplice, quotidiano, formale. E in questo non c'è la vita. Anche nel rapporto con Dio possiamo sentire la routine. Preghiamo per routine, per abitudine, veniamo a messa per routine, per abitudine, in modo superficiale, ritorniamo dalla messa uguali come siamo venuti. Ciò che Gesù ha fatto nel Tempio, quando ha cacciato via i commercianti, Gesù lo fa per amore, anche se arrabbiato, furioso, ma è pieno di amore verso di loro, perché nessun gesto di Gesù è senza amore. In questo momento, questo era l'unico modo di comprenderlo, di sentirlo, perché possano risvegliarsi e allontanarsi dalla loro perdizione verso la quale li portava loro commercio, interessi egoistici, dimenticando l'unica cosa importante nella vita, che è eterna, non passeggera. Certamente noi viviamo in questo mondo, abbiamo bisogno di avere un tetto, abbiamo bisogno del cibo, dell'abbigliamento, abbiamo bisogno anche del commercio, ma esiste sempre il pericolo che il commercio, interessi egoistici personali, prendano il posto di Dio. Gesù molto probabilmente l'ha visto nella vita dei commercianti nel Tempio, davanti al Tempio. Ciascuno di noi qui presenti è quel Tempio di Dio, Tempio nel quale Dio desidera dimorare. Domandiamoci anche noi, com'è il mio Tempio? Com'è il tuo Tempio? Se il tuo cuore è pieno di odio, allora Dio, che è l'amore nel tuo cuore, non si sente al proprio agio. Si sente una cosa in più. E se tu nella tua vita bestemmi, parli male, maledici, allora Dio, che è benedizione, non ha posto in te. Se parli male degli altri, dici calunnie degli altri, se dici le menzogne, inganni gli altri, Dio non ha lo spazio in te. Se non preghi, e preghi solo forse durante il pellegrinaggio, questo non basta. Non basta dare a Dio alcuni pensieri distratti, le nostre preghiere ormai esaurite. Dio per primo ci ha dato tutto, ci ha dato la sua vita, ha versato il suo sangue e con diritto chiede da noi tutto. Ha ragione chiedere tutto da noi, perciò la preghiera è quel spazio che io libero dentro di me a Dio, affinché Lui abbia il posto venire dentro di me per compiere le sue opere in me, i suoi miracoli.
Perciò la Madonna in un messaggio ha detto: la preghiera è quella che compie miracoli, che fa i miracoli. Praticamente Dio è quello che fa i miracoli, ma la preghiera è lo spazio dove possono essere realizzati i miracoli. Lui cerca il cuore che prega perché lui potesse venire. La fede e la preghiera sono collegati. La preghiera è il cibo della fede. La preghiera e la fede vanno sempre insieme. Perciò il Vangelo d'oggi alla fine dice: se dici a questo monte levati e gettati nel mare senza dubitare in cuor tuo, ciò avverrà. Tante volte Gesù ha detto: la tua fede ti ha salvato, ti ha guarito, cioè mi hai permesso tramite la tua fede che io possa fare le mie opere, i miei miracoli. Perché Dio potesse esaudire la nostra preghiera, ci ha messo una condizione, ci ha dato una condizione, come Gesù stesso dice: se voi perdonate ai vostri, al vostro prossimo, anche Dio perdonerà a voi le vostre colpe. Se voi perdonate al vostro prossimo, perdonare l'altro che forse ti ha fatto del male, ti ha ferito, non significa dire all'altro: quello che hai fatto va bene. Il male rimane il male, ma tramite il perdono io praticamente non permetto che questo male in me operi, perché con la mancanza di perdono io divento prigioniero dell'altro, legato all'altro, divento legato al male, legato con questo male e col suo odio. Spesso succede che non riusciamo a perdonare se un'offesa o un grande male, ma non è il perdono se noi riusciamo a perdonare, ma il problema è se noi desideriamo perdonare. Quando l'uomo desidera perdonare, prega per questa grazia, senz'altro Dio gli concederà questa grazia. Perciò anche noi preghiamo l'intercessione della nostra Madre Celeste, che in tutti questi anni e tutto questo tempo ci invita. L'unico suo desiderio è guidarci al suo Figlio Gesù, perché soltanto in Lui è la vera pace, la vera libertà e il vero amore. Perciò preghiamo il Signore affinché con la forza della Sua parola purifichi il nostro tempio, il nostro cuore da ogni odio, ogni male. Permettiamo questo al Signore e non aspettiamo che gli altri comincino per primi. Amen.